Se esistono le favole, questa è una di quelle. Prova a raccontare. Non lo crederanno, ma se anche tu sei lì, allora dici, questo è incredibile. Emozione, avventura, gioia di vivere e ritmo di samba. È un sogno o è una realtà? Entra nella favola. Puoi spostarti in aereo, in autostrada o in crociera. Puoi superare la tua immaginazione e poi puoi atterrare sul territorio della città meravigliosa, a Sidage Maravigliosa. Nel mese di gennaio del 1504, cioè 500 anni fa, i navigatori portoghesi pensavano che l'acqua del Golfo di Guanabara fosse un fiume e ha ricevuto così il suo nome. Fiume di gennaio, cioè Rio de Janeiro. È la cartolina più bella ed è il diamante più brillante del Brasile, o piuttosto è la bella donna misteriosa dei nostri sogni e dei nostri desideri? Non ha ancora 440 anni, ma la signora si mantiene bene. Dedichiamo a lei un'ora. Nello specchio di oggi diamo un'occhiata al passato di Rio. Il pozzo della piramide, Chafariz de Piramide, che era il simbolo della potenza mondiale, riforniva d'acqua le navi attraccate. I portoghesi dominanti nel mondo si sono insediati sul territorio del centro di oggi. La piazza 15 novembre è il punto di partenza della storia di Rio. Dal Palazzo Reale del Passo Imperial, nel passato dirigevano la storia di tutto il Brasile e oggi è uno dei centri culturali della città. La via Primo Marzo inizia dalla piazza. In questa via possiamo trovare la Cattedrale Vecchia, modello nello stile dell'architettura religiosa barocca e rococò. Siccome era molto vicino, i regnanti dovevano solo passeggiare da Passo Imperial per partecipare alle liturgie. Antica Sé, con l'aderente chiesa carmelitana, può ricordare il passato di 2 secoli e mezzo di Rio. Qui il generale Osorio, con il suo superbo cavallo di bronzo, appare dalla storia. Hanno fuso in bronzo la sua statua dai cannoni perdenti della battaglia di Paraguay. Il palazzo di Tiradentes conserva il ricordo dell'eroe nazionale diventato famoso con il nome di Cavadenti. Prima era la sede della Camera dei Deputati della Federazione. Oggi è la sede della Camera dei Deputati dello Stato di Rio de Janeiro. Si distingue superbamente con il suo stile eclettico dall'ambiente storico. Nel centro storico stanno in armonia il passato e il presente. I cittadini e i turisti vanno in fretta fra i monumenti antichi della via Primo Marzo, come in una città moderna. Ora gli uomini, come gli edifici, sono interessanti perché sono diversi. Cariocas, nella lingua indiana degli aborigeni di Rio, significa la casa dell'uomo bianco. L'uomo bianco ha costruito da allora moltissime belle cose, secondo la propria immaginazione. E in questa città multiforme possono convivere tranquillamente popoli di diversa origine, forse meglio che in altri luoghi del mondo. Diamo ancora un'occhiata alla chiesa di Candelaria, di stile neoclassico, maestosa e bella. La cappella originale della Madonna di Candelaria fu costruita alla fine del Cinquecento da un comandante che sopravvisse a un naufragio. Tanti monumenti, tante favole. Nel 1590 due preti benedettini vennero da Bahia su questa collina di Rio a costruire un monastero dedicato a San Benedetto. Forse non pensavano che dopo 400 anni in mezzo ad una metropoli si sarebbero svolti ogni giorno le messe e l'insegnamento religioso fra i muri del loro edificio. Il numero degli abitanti della città durante gli ultimi 100 anni è aumentato da 800.000 a 8 milioni, cioè decuplicato. E ci sono inoltre anche i turisti. Lo sviluppo della città non si è interrotto neanche quando, dal 21 aprile 1961, non è più la capitale dello Stato. Il suo nome, il suo fascino e la sua dignità non sono cambiati.
I quartieri di Santa Teresa e di Lapa, da molto tempo, sono la Montmartre del mondo artistico locale. La sua curiosità principale è Arcos de Lapa, che è un monumentale acquedotto dell'epoca coloniale e dal 1896 è il viadotto delle linee tranviarie di Santa Teresa. Bonginium è il tram locale. La sua forma sportiva e aperta deriva dai tempi antichi, con le consuete tabelle dell'epoca, come viaggiassimo all'inizio del secolo. È pericoloso sporgersi, si prega di reggersi. Hanno costruito negli anni 60 questa chiesa, che ha una forma eccezionalmente ardita. Il cono tronco, simile a una piramide, apre uno spazio per i fedeli fino a 20.000 persone. Il suo diametro è di 106 metri, l'altezza interna è di 96 metri. Dalla sua consacrazione nel 1976 è la cattedrale della città ed è dedicata a San Sebastiano. Nel 1862 hanno posato la prima statua brasiliana in area pubblica, il monumento dell'indipendenza rappresentato da Pietro I seduto sul suo cavallo in uniforme da generale. Don Pedro I tiene in mano la prima costituzione che sancisce l'indipendenza brasiliana. Nel cuore della città di Sinelandia c'è il luogo tradizionale della vita culturale. In questo quartiere ci sono molte sale cinematografiche e un susseguirsi di magnifici edifici pubblici e culturali. Fra questi edifici ha una grande importanza l'edificio della Camera della Città, centro movimentato della vita economica della città, il Palacio Pedro Ernesto. È costruito in stile neoclassico francese. Il Teatro Municipal, costruito nel 1909, è la coppia del Teatro Lirico di Parigi. Nell'edificio di fama mondiale si sono esibiti Stravinsky, Richard Strauss, Bernstein, Maria Callas, applaudita da 2.500 persone. Nella Biblioteca Nazionale, cioè nel Palazzo Neoclassico della Biblioteca Nazionale, c'è una raccolta di libri di gran valore, portata da Lisbona nel 1810 dalla famiglia reale. La figura femminile del timpano del comignolo simbolizza la sapienza. Il Museo delle Belle Arti della Nazione Brasiliana fu costruito all'inizio del Novecento in stile eclettico. Nella sua collezione sono esposti 20.000 oggetti d'arte in visione ai visitatori. Da precisare inoltre che molti valori culturali del passato non sono rappresentati sulla stampa e conosciuti pubblicamente. Rio nasconde nella sua intimità segreti architettonici, culturali, storici che meriterebbero di essere più approfonditi. Lasciando il centro, continuiamo la nostra visita dal quartiere Gloria attraverso la riva Flamenco fino al famoso quartiere di Botafogo. Dobbiamo andare in fretta, perché qui ogni minuto vale più che in altri luoghi. Il monumento ai caduti europei della Seconda Guerra Mondiale è un'opera del 1960, come lo dimostra anche la sua forma. Nell'atmosfera serena della costa, il grandioso monumento ci invita a ricordare con forza il drammatico evento. Su una collina si trova la chiesa e il museo di Nostra Senhora de Gloria. È una piccola chiesa, testimone di molti avvenimenti dell'epoca imperiale. L'edificio, con le sue caratteristiche strisce sul muro della prima metà del Settecento, con le sue sculture di pietra che imitano le torri gotiche, con i suoi portoni interessanti e con i suoi tesori interni, sono lo splendore di Rio. Dove adesso passeggiamo, prima del 1950 c'era ancora il mare. Il Parco di Flamenco è la bellissima realizzazione del grandioso piano regolatore della città degli anni 50 e 60. Con i massicci lavori di sterro hanno sopraelevato il tratto di riva di 6 km dall'aeroporto di Santos Dumont al Golfo di Botafogo, che ha una superficie di 1.200.000 metri quadrati.
Uno dei parchi più belli e più grandi del mondo è visitato con grande interesse e svago dai cariocas. In occasione di questo avvenimento, durante le festività, viene bloccato il traffico all'interno dello stesso. Estácio de Sá ha fondato la città di San Sebastião do Rio de Janeiro nel 1565 e ciò per lasciarla ai posteri in suo ricordo. Attraversiamo il quartiere di Botafogo, famoso per la sua squadra di calcio e per il suo golfo pieno di yacht. Da qui andiamo verso la spiaggia dei nostri desideri, cioè verso Copacabana. A due passi di qui si trova il Palacio Guanabara, dal 1960 sede del governo dello Stato di Rio de Janeiro. Arrivando alla spiaggia attraverso il corso Princesa Isabel, possiamo ammirare la statua della principessa Isabella, liberatrice degli schiavi. Infatti, con la sua legge del 1888, la schiavitù cessò ufficialmente in Brasile. Ecco le immagini della libertà di oggi dalla spiaggia di Copacabana. Se una volta capiterai qui, saprai tutto sulla vera libertà. Essa primeggia sempre nel top delle stazioni balneari del mondo. Che cosa può essere il segreto della sua popolarità di fama mondiale? Lo sport e la salute non sono soltanto gli slogan, ma sono un modo di vivere nella propria natura. Il sole, l'arco bellissimo della costa, gli alberghi eleganti, panorami con i monti splendidi in prospettiva, la bellezza affascinante del mare. Nel mondo dove trovi tali armonie tra le bellezze incomparabili? E ancora, non abbiamo parlato della gente ospitale o delle bellezze fisiche del popolo brasiliano. Il quartiere di Copacabana è fra i luoghi demograficamente più abitati del mondo. Alla praia, cioè alla spiaggia, l'affollamento sembra spesso troppo intenso. Non soltanto c'è tanta gente, ma anche la loro diversità è infinitamente eterogenea. La fila degli alberghi più grandi lungo la spiaggia dimostra che cosa è il livello massimo dell'ospitalità di Rio. Comunque l'ospite gradito può trovare un alloggio conveniente a tutti i livelli di prezzo. Hanno costruito nel primo decennio del Novecento la fortezza di Copacabana, che ha un magnifico aspetto in stile Art Nouveau. Le condizioni strutturali della fortezza sono ottime, anche oggi, e i giovani allenati vicino all'edificio sono in forma. Con le foto impressionanti del mercato del pesce nelle vicinanze della fortezza ci concediamo da Copacabana. I pescatori, anche oggi, come sempre,
aspettano i compratori con una scelta molto sottile. Le rocce di Arpoador, che sono bizzarramente nude, separano le due zone dei bagni più popolari, la spiaggia di Copa e di Ipanema. Non si ritiene che la pesca e il surf possano convivere in armonia così facilmente come possiamo constatare sull'acqua di Apoador. I villeggianti che fanno lo sport non si disturbano. I surfisti, acrobati, coraggiosi delle onde, non hanno paura dell'avversario più grande, in quanto conoscono molto bene questo elemento originario che si chiama acqua. Ipanema, in origine questo nome significava acque pericolose. L'immagine del golfo di oggi ha un effetto contrario. Il grande costruttore della bonifica degli argini del Rio è Burle Marx, che ha lasciato la sua impronta anche in questa zona del fiume. Lungo la spiaggia di Copacabana, Ipanema e Leblon si percorre il marciapiede con visuali meravigliose, dove migliaia e migliaia di persone possono fare il loro percorso ogni giorno. Chi sceglie il footing può farlo nelle piste per i ciclisti. La stazione balneare, che diventa sempre più popolare, è il punto d'incontro degli artisti scapigliati e degli elegantoni. La bossa nova immortale di Antonio Carlos Jobim, la ragazza di Ipanema, il costume da bagno molto succinto e successivamente il tanga hanno reso famoso questo quartiere nel mondo. Il mercato degli agrumi. Per coloro che arrivano dalle altre parti del mondo, non c'è frutto che non sia esposto. Sulla piazza del Generale Osorio, ogni martedì si sentono i profumi deliziosi dei frutti tropicali e dei pesci, che si mescolano nell'aria perché questo è il giorno del mercato della frutta e del pesce. Giriamo un po' fra i miracoli dei sensi. In questo luogo, la domenica, la grande attrazione è il mercato degli hippie. La Fiera delle Merci ci ricorda l'epoca degli hippie degli anni 60, con il suo nome e con la sua varietà esposta, ma al giorno d'oggi è diventata la mostra degli oggetti dell'arte e dell'artigianato. Sì, faccia pure. Questo strano mimo non è in vendita, oltre a questo tutto è in vendita, e se contratti bene alla fine ci guadagni.
Dopo le belle foto della mattina ci congediamo da Ipanema con le macchine fotografiche per le riprese pomeridiane e poi per quelle del Turbinio. E questo è soltanto l'inizio. Come si può arricchire questa abbondante offerta di esperienze? Non basta il mare, ci vorrebbe ancora un lago bello e grande fra i monti. Ebbene, sì, Rio può offrire anche questo. L'altro lato dei quartieri di Ipanema e di Leblon invita gli appassionati alle acque calme del Lagoa Rodrigo de Freitas, chiamate dagli abitanti locali Lagoa. Il lago con i suoi dintorni fa parte delle zone più belle della città. Intorno c'è un susseguirsi di teatri, trattorie, bei parchi e club eleganti. Il più grande e spettacoloso di questi è il Jockey Club. Ippodromo. Cioè l'ippodromo di Rio è ubicato nella parte occidentale del lago. Al Jockey Club, fondato nel 1867, erano presenti, il giorno dell'inaugurazione, 4.000 ospiti. La sua popolarità da allora non è mai diminuita. Il fondatore di Jardin Botanico è stato il re Giovanni VI, che l'ha fondato su una superficie di 141 ettari di bosco. La quantità e la qualità botanica degli esemplari delle piante sono così uniche che anche Einstein ha annoverato, durante una sua visita, tra le esperienze più belle e interessanti. Dalla scogliera di pittoresca bellezza si vedono chiaramente le strutture caratteristiche della città di Rio. I quartieri dei poveri, le favelas, si sono trasferiti sul fianco del monte al di sopra dei quartieri dei ricchi. L'insieme degli edifici da lontano sembrano decisamente pittoreschi. Gli abitanti delle favelas hanno il panorama più splendido, anche se il loro tenore di vita non assomiglia affatto a quello dei ricchi sottostanti. Ora vogliamo sulle ali dei venti, dai quartieri poveri ai quartieri ricchi. Nella stretta zona della costa del quartiere São Conrado vivono quelli che possono permetterselo, in quanto i prezzi del terreno sono i più alti di tutta Rio. Con la sua altezza di 842 metri sul livello del mare e con le sue rocce a picco sul mare, la cima di pedra da Gavea custodisce la tranquillità di São Conrado. Dalla cima vicina, Pedra Bonita, gli eroi dei venti, cioè gli appassionati di volo a vela, si lanciano nel vuoto del cielo. Se guardiamo il volo degli alianti e dei paracadutisti, possiamo immaginare quanto coraggio o piuttosto quanto fanatismo sia necessario per questo spot magico. Ma è sicuro che soltanto loro possono vedere Rio con gli occhi degli uccelli. Le gallerie e i viadotti aiutano a procedere più velocemente in questa città molto trafficata.
Andando verso questa praia, spiaggia, cioè costa, dobbiamo passare sotto i monti. Lasciando il tunnel di Peppino e di Joà, arriviamo alla spiaggia di Barra di Tijuca. È la spiaggia più lunga della Rio Meridionale e della Barra. Le grandiose onde dell'oceano aperto sono abbastanza pericolose, ma i cariocas preferiscono questa spiaggia meno affollata. Questo quartiere allungato diventa sempre più popolare, per questo molti si trasferiscono in questa zona. Voliamo in alto sopra la più grande foresta della città del mondo. Sotto di noi c'è la Floresta de Tijuca, cioè il bosco di Tijuca. Sì, anche questo è Rio. Nel territorio della grandissima foresta si trova il Parco Nazionale di Tijuca, con una superficie di 100 km quadrati. L'altezza sul livello del mare varia tra i 100 e i 1000 metri. Il suo clima rispetto a quello della città è più fresco e molto più piacevole. Una rete stradale di 100 km rende possibile la percorrenza nella foresta di Rio. Qui cresce in maniera selvaggia la pianta di jacà, la frutta preferita con abbondanti raccolti. L'hanno portata dall'Asia nel periodo del forestamento, da allora si è diffusa dappertutto. Qui ci sono gli abitanti del bosco, gli acrobati delle cime degli alberi secolari, i cebi, che appartengono alla razza del macaco. Nella organizzazione della loro società c'è un ordine molto rigoroso. A un capo maschio appartengono più di 30 membri. Ecco un animale lento nel procedere, il bradipo. La sua calma è invidiabile. Chi potrebbe pensare che anche lui è un abitante di Rio? Secondo la tradizione portoghese, si trova pure qui nel verde la piastrella blu con l'antica pianta del parco. Il fiume Tijuca alimenta la più bella cascata del parco. In questo posto pittoresco si è stabilito un pittore francese, il missionario Taunay. I suoi discepoli hanno scoperto questo parco come un posto di villeggiatura e anche la cascata splendida porta il suo nome. Nel fitto del bosco il tempo si ferma. Il passato e il presente passeggiano a braccetto insieme sotto gli alberi secolari. Tutti possono sedere alla tavola dell'imperatore. Il belvedere cinese ricorda che gli antichi cinesi hanno provato a coltivare e produrre il tè sul territorio del caffè. Noi invece possiamo rivedere dall'altro, oltre lo strato di nebbia, il nostro già citato lago.
Salendo al belvedere di Donna Marta, si apre davanti a noi un panorama bellissimo sui dintorni. Già vediamo i due luoghi più affascinanti che per primi richiamano l'attenzione dei visitatori di Rio. Strada facendo ci tengono d'occhio i piccoli abitanti, simpatiche scimmiette, e noi li riprendiamo con la telecamera. Si prega di salire! Adesso continuiamo la nostra visita di Rio con la ferrovia a cremagliera. Il trenino funziona da 120 anni. Prima lo tirava una locomotiva a vapore, ma ormai da 90 anni funziona con l'elettricità. E davanti a noi c'è l'obiettivo del viaggio, alto 710 metri, la montagna e il Carcovado. Ancora un po' di ascensore e scala mobile e siamo sulla cima. Siamo davanti alla statua del Cristo che ci guarda dall'alto sopra un basamento alto 8 metri. Le sue braccia aperte hanno quasi la stessa grandezza. La sua mano è di 3 metri, la sua testa di 4 metri. Il suo peso è di 1145 tonnellate. La statua di Cristo Redentore è stata costruita nel 1931. Dopo un lavoro di 5 anni è una grandiosa colletta per accoglierci da allora con le braccia aperte dominanti questa città meravigliosa. Nella cappella costruita nel basamento della statua possono pregare 150 fedeli e questo posto è perfettamente adatto alle preghiere. Ecco un panorama dalla parte del centro della città. Un altro dalla parte di Leblon, Ipanema e la Goa. Ora propongo uno sguardo ad un'altra parte del viaggio già fatto e alla presentazione della descrizione di Rio e del pan di zucchero. A proposito della cartolina souvenir di Rio de Janeiro. Visto che siamo qui, che ne diresti se bevessimo un frullato di frutta di vitamine tropicali? Que tal una vitamina tropical? Brasil, Brasil! Forza Brasil! Quante gole hanno urlato questo nello stadio di Maracanã dal 1950? Pensate, in una sola volta possono farlo 180.000 tifosi.
Dal 1948, durante la sua costruzione, 11.000 lavoratori hanno lavorato giorno e notte per realizzare uno degli stadi più grandi del mondo e dove hanno giocato e giocano calciatori tra i più quotati del mondo. Ricordo che in questo stadio di Rio i brasiliani hanno vinto i campionati mondiali nel 58, 62, 70, 94 e 2002. Vicino allo stadio di Maracanã è situato il centro commerciale di Nordeste. Le merci e la cultura arrivano dal nord-est del paese. Eu acho uma camada que tem a idade dela. Eu ainda appaiono molto spesso menestrelli locali che improvvisano stornelli satirici rivolti a tutte le personalità. O filmado com tabela, Marulo e Bendacente. Filmador e jornalista e rádio atualmente. Nelle piazze del centro commerciale vediamo gli appassionati danzatori del forró, tradizione popolare, che sono travolti da una voglia di danzare erotica senza distinzione di sesso e di età. La fiera esponeva ogni ben di Dio, esclusa la vendita del pan di zucchero. Dopo tante esperienze, la nostra fantasia vola sull'affascinante cielo blu di Rio. Ecco il pan di zucchero, favoloso e leggendario, che ha ricevuto il suo nome nel 1565 da un prete gesuita, Anchieta, che, nella sua lettera sulla fondazione della città, ha assimilato questa roccia di forma graziosa ad un pane di zucchero. Abbiamo passeggiato, abbiamo volato, siamo discesi scarpinando, abbiamo nuotato, ma ancora non siamo saliti sul monte di Rio. Ecco, saliamo il vicino monte di Babilonia ammirando i coraggiosi scalatori. Forse sarebbe più sicuro una funivia. Sembra incredibile, ma siamo più sicuri in queste cabine per 115 persone che salgono in monte ad altezza qualche volta oltre i 200 metri. Diamo un'occhiata dalla cima di Urca ai quartieri dei dintorni.
Rio de Janeiro, bella donna. Dobbiamo congedarci da te fra poco. Ma attenzione, il più bello deve ancora venire. Voliamo ad un'altezza di 200 metri dalla cima di Urca e atterriamo a 400 metri dal Pan di Zucchero. Oggi è commovente pensare che già dal 1912 i turisti sono potuti salire con la funivia fino al Pan di Zucchero, attraverso la cima di Urca. La linea è lunga 1,5 km. Una volta solo 23 persone potevano viaggiare nelle cabine di legno, che si possono vedere ancora oggi. Questa vecchia tecnica ha funzionato onestamente e senza incidenti per 60 anni. Se adesso prendiamo un volo turistico dall'eliporto di Urca, possiamo ammirare il golfo di Guanabara. Di là possiamo ammirare l'entrata del golfo, dove i navigatori portoghesi quel giorno di gennaio potevano scoprire la terra promessa. Nel 1504 ritenevano che questa parte sottile del golfo fosse un fiume e così l'hanno chiamata Rio. Nell'ammirare queste cose noi siamo giunti sulla riva di Niterói. Non abbiate paura, quello non è un grande UFO, ma è il Museo dell'Arte Contemporanea sognato da Niemeyer. Vogliamo ancora stupirci? Va bene! Il ponte di Rio Niterò, lungo 14 km, è stato costruito fra il 1968 e il 1974. 10.000 operai, sotto la direzione di 600 ingegneri, hanno posato 600.000 metri cubi di calcestruzzo e 80.000 tonnellate di acciaio. Giustamente è fra i ponti più grandi del mondo. Dal Pan di Zucchero facciamo ancora alcune foto e videate sulla città del nostro amore. La statua di questa fanciulla da sogno, con il suo corpo bellissimo, ricorda la figura della grazia femminile di Rio. Rio, Rio, questo è un amore vero. Allora un appuntamento stasera alle 22 a Copa. Che cosa compro a te, amore mio? Che cosa compro da te, Rio, amore mio? Ipanema by night. Tom Jobim non è più tra gli abitanti di Rio, ma Mona Lisa di Bossa ha portato il nome di Ipanema dappertutto nel mondo.
Lo senti? Questo è il ritmo sensuale e soffocato della notte, figlio della samba e del bolero, la bossa nova. Buon appetito a Picagna! La ragazza di Ipanema, the girl from Ipanema, Garota de Ipanema, Vinicius de Moraes, con il suo testo originale alla località originale. Se ela soubesse che quando ela passa, o mundo inteirinho si enche di graça e fica mais lindo por causa do amor. Salute, un cocktail caipirinho. Samba, samba, samba! Chi potrebbe dire che cosa o quante cose significa questa parola oggi? È possibile che conservi il nome di un guerriero africano leggendario, ma è possibile anche che derivi dalla parola bantù ombelico. Quest'ultimo sarebbe più confacente. È sicuro che sentendo questo termine, che si può usare come un sinonimo di Rio, tutti pensano subito al Brasile. Carnaval, l'ascensione terrestre della danza. Che cosa si può dire ancora del carnevale oggi? Questa è la festa popolare in cui non ci sono parole per descriverlo. Si deve vedere perché ti coinvolgi e ti fa impazzire. Volgiamo lo sguardo al cielo, alla cerimonia di oggi, ai vecchi ritmi in sambodrome. Stasera sarei mia, cara Rio. Ci siamo messi in agguato alla donna fatale, multiforme. Abbiamo amoreggiato con la bella donna di Rio e abbiamo ammirato i suoi miracoli. Siamo saltati, abbiamo volato, ci siamo tuffati ed abbiamo dondolato nella sua bellezza. Siamo entrati nella favola, abbiamo sognato ad occhi aperti. Ti preghiamo di non svegliarci ancora per un po'. Poi puoi portar via questo film e puoi decidere. Vorresti sognare belle cose anche ad occhi aperti. Devi volere questo sogno e chiedi la soluzione. La favola è una realtà? La risposta la conoscono insieme il mare, i monti e il sole. Soltanto tre lettere. R-I-O. Rio. Basta. Obrigado, meu amor, tá bonito, tá bonito. Me dizer.